Червона калина похилилася, чогось наша славна Україна зажурилася, а ми тую червону калину піднімемо, oh

Ragazzi, buongiorno. Oggi, per fare contenti molti di voi e per farne scontenti alcuni altri, farò un bel video polemico. E faccio un piccolo preambolo. Io ho 51 anni. Ho iniziato a giocare nel 1991, 32 anni fa. E quindi penso di avere una certa esperienza del mondo degli scacchi. Siciliano, italiano, un po' europeo e un po' mondiale, per senso dire. E così come ho assistito ai, alle evoluzioni della politica italiana, dei costumi e dei malcostumi italiani, ho assistito anche all'evoluzione di come quei costumi, di come quella società si riverbasse, si riverberebbe, si, river, si sia riservata, si sia trasferita per il difetto di andare sempre a bacio si sia trasferita nel nostro microcosmo degli scacchi e ci sono delle cose che veramente veramente trovo inconcepibili e che non ho visto migliorate e altre che ho visto addirittura peggiorate quindi voglio fare un breve excursus di cosa io trovo differente oggi in peggio, se riusciamo anche in meglio, rispetto a quando io ho iniziato a giocare, gli anni 90, 91, 92, 93 e così via. Cominciamo da quello che era la quantità di tornei, parlo ovviamente della mia regione, la Sicilia, e di quelli che negli anni 90 si potevano definire gli anni d'oro di questa regione. Quando io ho iniziato, e me lo ricordo bene perché le ho scritte le cose, ma conservo anche pagine delle riviste locali che c'erano a quel tempo. Ah sì, a quel tempo c'erano le riviste locali e oggi non ci sono più. Oggi dovrebbe esserci un sito del Comitato Scacchistico Siciliano su cui preferisco non esprimere opinioni. Comunque ai tempi c'erano le riviste. Regionali che parlavano di scacchi, che pubblicavano partite, che indicavano calendari i tornei, oggi non ci sono più. C'era un sacco di gente che aveva voglia di fare e di mettersi in gioco per migliorare. C'erano soprattutto tantissimi tornei. Io vi ricordo che in quegli anni era normale vedere almeno, almeno. 4-5 festival in un anno, e per festival intendo tornei standard divisi in fasce di almeno 9 turni: 8-9 turni di una partita al giorno. C'erano tantissimi, tantissimi tornei weekend, e per weekend intendo tornei di 8 turni divisi in due weekend: sabato, due turni, domenica due turni interruzione, sabato due turni domenica due turni e tantissimi tornei rapid e qualche torneo blitz si giocava tantissimo l'Elofide ce l'avevano solo in pochi quelli che avevano più di 2200 di Elo e c'era l'Elo Italia sembra che si entrava in Elo Italia o 1200 o 1440 non sono sicuro non sono sicuro, vado a vedere i miei appunti del tempo anche perché ho una certa passione per l'economia e vedo che tornei, festival in contesti più che dignitosi e decorosi, tipo grandi alberghi con piscina, costavano di iscrizione 75.000 lire. Qualcuno si vada a fare la conversione in euro più l'inflazione e offrivano di primo premio per quei grandi maestri invitati che c'erano 3 milioni 3 milioni e mezzo di lire per nove turni per nove giorni ripeto in sale con aria condizionata sistemate con premi di bellezza delle partite con sala analisi per queste partite molto spesso poi queste partite venivano pure pubblicate e si aveva l'opportunità di giocare con mesi internazionali con grandi maestri che erano invitati con facilità sì è vero in quel periodo c'era la guerra di Jugoslavia venivano facilmente dalle nostre parti però però facciamo un salto ai nostri tempi io ho smesso di giocare durante il periodo pandemico. Ho ricominciato quando è finita, più o meno. Non ho il tempo di fare tornei standard, ma vedo in giro quello che offre il mercato. Cosa offre? I tornei weekend non ci sono più. Esistono orribili tornei da 6 o 5 turni che iniziano il venerdì pomeriggio, sabato e domenica in 5 turni. Dovrebbero avere un vincitore in 5 turni. Quanto costano? 50 euro. Quant'è il primo premio? Quando va bene: ma quando va bene, sono 300 euro. E che cosa? Qual è la sede? Vediamo posti che definire offensivi per quello che noi dovremmo essere, cioè atleti, è poco. Non dico scantinati, ma sale affittate, se affittate o regalate da un albergo alla bene e meglio, o posti in condizioni scandalose, addirittura vicino a canili municipali. Ho visto anche di questo, ho visto anche di questo. E giocatori che devono giocare con i latrati dei cani, oppure con. Cioè, cose incredibili. E oggi nel 2023, vedo che se no, se facciamo tre festival all'anno è tanto. Ma ovviamente non ci sono più i nove turni. Sei turni? Se cioè va bene un festival. Però non costa più 50, non ne costa 100. Ci sono i Seminampo? Quanti? Pochi, pochissimi. Io se posso ne partecipo a tutti, ma ne avrò fatti tre. Tre. Da inizio anno ad adesso. E questi Seminampo, iscrizione 15 euro, 20 euro per sei turni. In condizioni disastrose offensive cioè a prescindere dall'incredibile differenza di prezzo e di premi in 30 anni e non mi si venga a dire che la colpa dell'euro non c'entra niente quello che io noto che già c'era allora ma adesso è nettamente peggiorato è l'atteggiamento irriguardoso da parte di certi organizzatori nei confronti di coloro che partecipano ai loro tornei. Il giocatore medio di scacchi è trattato né più né meno come una pezza da piedi e quindi assistiamo a tornei dove l'orario di chiusura e iscrizione non viene mai rispettato dove è normale vedere un inizio primo turno, per esempio alle 10 del mattino, e in realtà è normale che si inizia alle 11, dove si vede poi una ripresa dopo la pausa pranzo alle 3 e qualcuno la fa iniziare alle 4, dove ci dovrebbe essere una premiazione alle 5, faccio la premiazione alle 8 di sera, se va bene, dove qualcuno scrive nel bando che c'era il parcheggio garantito per chi veniva da fuori, anche da altre città, salvo poi rendersi conto che non c'è nessun parcheggio, e se va bene bisogna lasciare la macchina in mezzo alla strada, dove ci si rende conto che la sala torneo deve essere liberata dalle 12.30 alle 15.30, perché per tre ore colui che aveva dato la sala in usufrutto ai giocatori di scacchi Deve usarla come refettorio, e quindi c'è una pausa fra il turno prima del pranzo e il turno dopo la ripresa di oltre tre ore, senza che noi ne sapessimo niente. E soprattutto, ma questi sono piccoli esempi. La cosa che non è cambiata in questi anni è che i giocatori di scacchi che si vedono trattati in questo modo offensivo e umiliante non si lamentano perché perché forse chi li tratta così ha ragione, diciamocelo. Noi non valiamo un cazzo. Giochiamo un gioco del cazzo che non riesce neanche a fare intrattenimento, che non riesce a fare neanche spettacolo per chi lo vuole vedere e noi stessi ci valutiamo niente. Quindi è giusto che veniamo trattati come niente che siamo. Perché io, forse in 30 anni, avrò visto 4-5 persone con un minimo di dignità, un minimo di spina dorsale, me compreso. Che quando vedono simili porcate o altre cose ancora peggio, si alzano e se ne vanno. E non si fanno ridare a volte neanche l'iscrizione: perché? Perché c'è un minimo di dignità. Perché c'è un minimo di dignità. Perché sono cose. Che noi nel mondo lavorativo, per fare un esempio, non tollereremo mai. Nel mondo lavorativo tu non fai aspettare un cliente o un collega per più di 10 minuti senza avvertirlo. Figuriamoci un'ora. Tu non cambi le carte in tavolo o i contratti. E quando tu vai da turista in un hotel, pretendi perché hai pagato che quell'hotel rispecchi quelle caratteristiche che ti ha venduto. Altrimenti lo denunci. E quando c'è un lenzuolo spicazzato, un qualcosa che non va, ti vai subito a lamentare. Perché? Perché è giusto così. Perché tu sei un cliente, e stai pagando. Non stai facendo un favore a qualcuno. Gli organizzatori dei tornei, se si vogliamo chiamare tornei, non sono dei santi, non sono dei buoni dei benefattori. Fanno soprattutto oggi solo il loro interesse. Organizzo queste cose per tirare va bene 100 euro al giorno. E vi trattano come pezze da piedi. E voi vi ci lasciate trattare. Questa è la verità. E siccome dentro di voi dite, vabbè, intanto sono andato a fare un qualcosa. Che già mi sono dovuto zuffare con mia moglie. Per avere questa giornata. Ah, finalmente esco dalla famiglia. Finalmente. Ah, un po'. Ma io tanto ma ah, qua per giocare a scacchi. E già tanto se mi organizzo il torneo. No, signori miei, no. No. Non è normale. Non è normale. E se voi vi comportate così è perché voi ormai siete abituati. Avete il naso tappato che non sentite la puzza di... Siete talmente abituati a vedere lo sfascio, a vedere il degrado, a vedere le cose che non funzionano, che siete abituati a essere trattati come quello per cui venite trattati. E nessuno che si lamenta. E nessuno che fa macello per quello che succede. Ed è vergognoso è vergognoso perché siete prima di tutto siete persone e meritate il rispetto come persone poi siete persone paganti e quindi meritate e dovete pretendere un servizio per cui avete pagato terzo se voi come ho visto intanto spesso dite che questo è un gioco che ha un'origine nei secoli che è vecchio di millenni che è un gioco con la g maiuscola che se voi dite che il gioco a cui giocate pretende rispetto e merita considerazione, a maggior ragione dovreste pretenderla per voi stessi che a questo gioco giocate. Primo come esseri umani, secondo come persone, terzo come cittadini, quarto come italiani e quinto come atleti di questo supposto giocone. E invece, e invece vi fate trattare come pezzi da piedi. Vergognatevi. Vergognatevi. Di essere corresponsabili di partecipare a questo scempio in tornei vergognosi, insultanti. Perché se questi tornei sono a questi livelli, anche perché voi continuate ad andarci. E quindi siete correi di questo scempio vergognoso. Perché ricordiamocelo. Oggigiorno soprattutto, voi non avete bisogno di un torneo per giocare. Potreste giocare anche online, certo, con tutti i difetti che ne conseguono. Ma potreste giocare anche online. Ma se voi vi fidate di qualcuno potete organizzare anche dei match Per forza dovete giocare a questi tornei E soprattutto Per forza dovete giocare a quei tornei dietro casa Prendete l'aereo e ve ne andate in qualche torneo al nord Intendo nord Europa Dove le cose sono leggermente meglio Soprattutto se sono tornei grandi E la F6 in tutto questo dov'è? No La F6 c'è solo quando vuole la vostra testa Annuale Per il resto Potremmo tornare sul discorso cosa fa l'FSI per voi, ma lasciamo stare. Io questa volta ce l'ho con noi giocatori, perché ci vuole dignità. Questa sconosciuta, che quando voi vedete un posto che non vi tratta per come dovreste essere trattati, ve dovete andare, altrimenti confermate a coloro che vi trattano in quel modo. Che vi meritate quel trattamento. E io posso anche capire che avete 15 anni, 16 anni, 17 anni e quindi ancora siete dei ragazzi che state crescendo. Ma mi rivolgo soprattutto agli adulti, quarantenni, cinquantenni, professionisti, avvocati, notai, medici. Ma è normale che vi fate trattare così nel vostro tempo libero. Ma dite la verità, in quali altri posti vi tratterebbero così? E per cosa? Per 15 euro? Per 20 euro mandateli a quel paese, e ultima cosa, e questo è le, proprio veramente proprio veramente lo squallido, lo squallidume che ormai si vede alle premiazioni, alle premiazioni ormai è il campanilismo più sfegatato. Se va bene. Qualche applauso per l'assoluto. Dove arriva qualcuno da fuori, ma qualche applauso. Poi arriviamo alle fasce delle seconde, delle piazzate dei bambini. Bravo! Bravo! Un genio! La regia degli scacchi. Qualcuno dal platea che dice: È mio figlio! È un genio! E tutti bravo! Magari stiamo applaudendo un 1420. Che ha 12 anni E ci sono 12 anni al mondo che sono maestri fide E noi trattiamo queste cose inutili Come fossero degli geni Perché? Perché mio figlio? Perché amico mio? Perché figlio di chi dico io? No tutti bravo E alcuni anche perché sono ipocriti Perché sanno che applaudendo quello poi è scritto al tuo circolo E ti viene a versare la quota annuale E allora squallido di ipocrita che sei Applauso falso e vedo sempre più queste scene vergognose. Che vado nel paese X e tutti di quel paese applaudono a quello del proprio paese che è arrivato ai punti e magari è arrivato settimo. Che si va tutti bravo! Poi primo, secondo e terzo. Vabbè, non importa. Per non parlare delle scene in cui ho visto le coppe senza targhe. E solo quando si è chiarita la classifica finale. Hanno messo le targhe in modo da dare la coppa più bella non al primo, non al secondo, non al terzo. Ma a chi dicevano loro? Tanto l'organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche che possono aiutare il benessere e la buona uscita della manifestazione. E poi in ultimo gli articoli su Facebook, su questi presunti siti online, ricchi di epiteti, ricchi di esagerazioni e di iperboli. Grandissima impresa Un giocatore che ha lasciato da, da, da cose incredibili Cose che magari poi Quel giocatore può anche aver fatto un bellissimo risultato in torneo ma, ma, verg ma vergognatevi slinguarli in quel modo Quando magari ha vinto una partita per fortuna Oppure come può essere Quel torneo è andato bene Magari il prossimo gli va male E invece fate tutta opera di pubblicità falsa è pomposa, è a ingrandire tutto perché Perché dovete pubblicizzare voi stessi, il vostro circolo. Perché oggigiorno vale più la forma che la sostanza. E tutto questo mi fa schifo profondamente, vero? davvero. Questo 30 anni fa non c'era a questi livelli, non c'era. C'era un po' di campanismo, ma a questi livelli non c'era. Ma veramente, ma veramente. Ma... E questo sarebbe il gioco, gens una, subus, e bla, e bla, e bla. Ma dai, ma dai. Prima di tutto è un gioco di persone Se le persone fanno schifo Anche il gioco farà schifo Non è che il gioco non bita chi lo gioca Al contrario dovrebbe essere Ma dai Ma dai E basta